tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Tradito dagli alleati, Davide Del Vecchio dell'UDC, dopo 5 anni di consiglio comunale, non partecipa alla tornata elettorale. Nessuna lista di coalizione lo accoglie nelle sue fila. Tragedia sfiorata sul lavoro, rischia di rimanere schiacciato da un macchinario, ferito un operaio quarantenne alla Promec di Pesaro. Cinese arrestato a Monte Porzio per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della moglie. A partire da sabato sera prende il via a Fano la Randonnée della Fortuna, oltre 600 i ciclisti provenienti da tutta Italia. Buonasera da Occhio alla Notizia. È la politica a strappare la ribalta oggi e con l'annuncio da parte di uno dei protagonisti di questi ultimi anni di politica fanese, il consigliere comunale Davide Del Vecchio, che ha annunciato questa mattina in una sofferta conferenza stampa che purtroppo non parteciperà alla prossima tornata elettorale. Sentiamo il perché. Abbiamo fatto questa conferenza stampa che avevamo annunciato oggi. Dopo 5 anni di politica attiva, spesi come consigliere comunale d'opposizione, Davide Del Vecchio dell'UDC non partecipa alla competizione elettorale di maggio. Nessuna delle liste che avevano mostrato interesse per accoglierlo come candidato indipendente poi hanno concretizzato le promesse fatte. In primis fu la stessa candidata sindaco Lucia Tarsi che, a suo dire, in una riunione di coalizione avrebbe assicurato una soluzione per la sua candidatura, ritenendo lui e il suo bacino di voti una risorsa importante per il centrodestra. Ma alla resa dei conti, a 20 giorni dalla chiusura delle liste, il posto per Del Vecchio non è saltato fuori. Né Forza Italia dopo ed in ultima istanza la Lega Fano, dopo aver mostrato interesse per il suo nome, hanno poi concretizzato la cosa, disarcionando dalla corsa elettorale Del Vecchio. Come consigliere comunale penso di aver lavorato tra i più attivi, siccome io non sono né a caccia di posti né a caccia di poltrone, come qualcuno vorrebbe far intendere, ho deciso tranquillamente di ritirare la mia disponibilità a partecipare a queste elezioni amministrative, perché non sono disponibile a questi atteggiamenti e a questi modi di fare politica che non mi appartengono. Prende atto con grande amarezza di questa situazione, definita dallo stesso interessato spiacevole e anche poco onesta verso chi ha fatto passi indietro anche in passato, rinunciando alla sua candidatura a sindaco pur di poter ricompattare le forze di centrodestra della città. Un inganno bello e buono dei suoi alleati che Del Vecchio, a 20 giorni dalla chiusura delle liste, quindi non può accettare e non gli rimane altro che ritirarsi dalla competizione elettorale. Quali che siano le ragioni di questa sequenza di due di picche alla sua persona, nemmeno lui se lo sa spiegare, o forse è ben conscio di quello che si è consumato nelle segrete stanze della coalizione e se lo tiene per sé, ma a conti fatti i giochi di forza all'interno della coalizione spianano il campo a diverse interpretazioni. Chi mastica più amaro di tutti però è Pierino Cecchi, che assieme a Mei e Falcioni si è consumato a forza di caffè e riunioni per trovare la quadra e riunire le forze del centrodestra in un grande dispendio di energie e di tempo, ed ora si trova con un pugno di mosche, dopo che proprio i suoi alleati gli hanno girato le spalle. Sosterrò convintamente ancora il centrodestra, ma in questa fase preferisco fare un passo indietro, così come ho fatto un passo indietro quando ho ritirato la mia candidatura a sindaco per lasciare spazio all'Unione del centrodestra. Farò anche in questo caso un sacrificio, mi tiro indietro senza nessun problema, continuerò comunque a far politica. A tutti i miei elettori e le persone che mi hanno sostenuto, che voglio ringraziare, dico che continuerò comunque a far politica attiva come cittadino, con senso civico, occupandomi del sociale e di tanti altri problemi che questa città ha.
Bene, lasciamo per un attimo la pagina politica, parliamo della cronaca, una tragedia sfiorata in un'azienda di costruzioni meccaniche nel Pesarese, infortunio sul lavoro alla Promec di Via Umbria. Al momento di posizionare un nuovo macchinario del peso di oltre 10 tonnellate, uno spessore in legno ha ceduto facendo piegare la pesante macchina. A rimanere schiacciato al torace e alla spalla, seppur non in maniera grave, un operaio esterno alla ditta di 40 anni che stava posizionando i martinetti pneumatici per sostenere il peso. Grazie a questi attrezzi, malgrado la rottura dello spessore, è riuscito a uscire da solo dalla macchina e a salvarsi la vita. È stato comunque soccorso e portato in ospedale per i controlli. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e anche i carabinieri. E purtroppo ancora una donna sotto lo scacco della violenza di quello che dovrebbe essere il suo compagno di vita, il marito, il quale abusava di lei e anche con una serie di maltrattamenti e di vessazioni sul lavoro, ma hanno posto fine a questa violenza i carabinieri. Sentiamo. I carabinieri della stazione di Monte Porzio hanno arrestato un cinese 45enne del posto responsabile di violenza sessuale e maltrattamenti verso la moglie, fatti commessi anche alla presenza dei figli di 16 e 12 anni. I due connazionali di recente si erano trasferiti a Monte Porzio, provenienti da Fano. Già sposati in Cina, dopo una prima separazione, i due si erano ricongiunti in Italia. L'uomo sin dall'inizio del rapporto ha avuto sempre comunque un carattere violento, considerando la donna esclusivamente una cosa di sua proprietà. Per questo ha considerato assolutamente normale sottoporla per anni a violenze, percosse, minacce, ingiurie e costringendola ad estenuanti turni di lavoro in un laboratorio artigianale gestito dallo stesso uomo. Lavoro che non si interrompeva nemmeno al ritorno a casa, dove ad attenderla c'erano le faccende domestiche relative alla cura della casa e alla preparazione dei pasti. Per completare poi lo stato di soggiogazione fisica e psicologica, l'uomo pretendeva, nonostante l'implorazione ed i pianti della donna, rapporti sessuali a proprio piacimento. In questa escalation di violenze, l'uomo è arrivato anche a stringere il collo della donna fino a farla svenire. Soccorsa dai sanitari, la donna finalmente ha avuto la forza di raccontare l'accaduto allo psicologo dell'ospedale di Fano, il quale ha attivato la procedura ed avviato la donna ad un centro antiviolenza. Contemporaneamente però i carabinieri di Monte Porzio hanno avviato un'immediata indagine, trovando subito riscontro alla denuncia della donna attraverso le dichiarazioni di amiche e soprattutto dei figli. Alla luce di tutto questo e del materiale raccolto, il PM ha richiesto e ottenuto la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Pesaro, dottor Francesco Messina, subito eseguita dai carabinieri di Monte Porzio. E parliamo di infrastrutture, perché l'amministratore delegato di ANAS, Massimo Simonini, intervenendo oggi al sopralluogo con il Premier Conte e il Ministro Toninelli per il riavvio dei cantieri della partecipata Quadrilatero Umbria Marche, ha ricordato l'impegno di ANAS nelle due regioni. ANAS, ha spiegato l'amministratore delegato Simonini, gestisce circa 2.000 km di rete viaria nelle Marche ed in Umbria con interventi per un investimento complessivo pari a 1,8 miliardi di euro. In particolare nelle Marche sono attivi interventi per 93 milioni di euro e sono programmati lavori per 742 milioni di euro per un investimento complessivo nella regione di 835 milioni di euro. E ritorniamo a parlare della cooperante Silvia Romano rapita in Kenya, perché fare tutto il possibile per liberare Silvia Romano, la cooperante milanese rapita lo scorso 20 novembre in Kenya. A chiederlo è il consigliere regionale marchigiano Sandro Bisogni del gruppo Misto, attraverso una mozione da inviare, una volta approvata dall'Aula, al Presidente del Consiglio dei Ministri, affinché si valuti l'opportunità di interrompere un silenzio che ad oggi non ha condotto al risultato sperato. L'atto impegna il Presidente e la Giunta regionale delle Marche a compiere ogni intervento utile affinché il governo italiano non lasci intentate azioni efficaci presso tutte le sedi opportune, con particolare riferimento all'Unione Europea, al Kenya per la liberazione di Silvia. Questa è la nota del
Consigliere, e ricordiamo anche che Silvia Romano è una cooperante di una onlus fanese, l'Africa Milele, appunto con sede a Fano, e ce ne siamo occupati anche noi proprio in occasione del suo rapimento. E parliamo del bambino di Cagli morto per l'otite curata con l'omeopatia, perché sono stati chiesti 3 mesi di condanna ai genitori del piccolo Francesco Bonifazi, il bimbo di Cagli morto a soli 7 anni. Il 27 maggio del 2017 all'ospedale Salesi di Ancona, dove era stato ricoverato già in gravissime condizioni per le conseguenze di una otite curata esclusivamente con rimedi omeopatici. La richiesta è arrivata questa mattina dal PM Daniele Paci della Procura di Ancona nell'udienza preliminare che vede sul banco degli imputati i genitori del piccolo Francesco, che hanno scelto il rito abbreviato. L'udienza è stata aggiornata per le repliche al 6 di giugno, allorquando i giudici si dovranno pronunciare anche sul rinvio a giudizio del dottor Massimiliano Mecozzi di Pesaro, che aveva in cura il piccolo e che è accusato di aver convinto i genitori del piccolo Francesco a curare il bambino esclusivamente con preparati omeopatici anziché far ricorso alla terapia antibiotica. Bene, adesso rimaniamo sempre in ambito di salute, ma di altro tono. A Pesaro è stato presentato un convegno sulla prevenzione dei rischi legati alle malattie cardiovascolari nel genere femminile, organizzato dall'associazione Seroptimist. Sentiamo tutti i particolari nel servizio di Francesco Salvago. L'importanza di studiare le differenze di genere tra uomini e donne nel campo della salute. E questo è l'obiettivo della campagna di informazione che il Seroptimist International Club di Pesaro, in collaborazione con la Fondazione Lotta contro l'infarto e Assodiabetici, lanceranno attraverso il progetto Si parla di cuore, Camminata per la salute, il prossimo 6 e 7 aprile a Pesaro, presso l'ambulatorio Tenda nel Piazzale della Libertà. La medicina di genere ha l'obiettivo di comprendere i meccanismi attraverso i quali le differenze legate agiscono sullo stato di salute, sull'insorgenza e il decorso di molte malattie, nonché sulle terapie. L'associazione vuole proporre una campagna di informazione sulla medicina di genere e in particolare sui rischi legati alle malattie cardiovascolari nel sesso femminile nell'ottica di una salute più equa. Questa iniziativa, che è nata da una proposta del nostro nazionale che ha sede a Milano, su qualche cosa che riguardava la salute delle donne, oltre che quella degli uomini ovviamente, ma con una differenza che ha a che fare con il genere e che non riguarda soltanto la differenza degli organi sessuali, diciamo. E è una differenza importante sia per l'insorgenza delle patologie, in particolare quelle cardiovascolari, e per il decorso e non da ultimo la risposta alle terapie. Siamo riusciti a mettere insieme questa giornata e mezzo con anche un convegno con delle dottoresse che sono esperte nel ramo, nel campo, e speriamo di poter portare questa informazione al numero maggiore di donne possibile. Bene, e quindi se volete approfondire questi argomenti sapete dove e come andare. Adesso andiamo però a Cartoceto, perché sono previsti altri interventi e risorse per incentivare l'apertura di nuove attività nel centro storico di Cartoceto. Ad annunciarlo è l'assessore al bilancio Michele Mariotti. In questi anni, spiega Mariotti, l'attenzione si è focalizzata sulle politiche per mantenere e valorizzare i servizi al cittadino, che in altri comuni simili al nostro, per grandezza e conformazione, sono andati ormai per tutti. Continua nel capoluogo, non senza sforzo, poi è stato mantenuto l'ufficio postale, la farmacia e le scuole. Con il ripristino poi delle mura crollate in piazza è stata possibile anche la riapertura del bar cittadino. Ma non solo, continua l'assessore, sono state messe in campo infatti altre numerose iniziative di promozione turistica del territorio. Allo studio ora un ulteriore passo in avanti rispetto a quanto già fatto in concertazione con le associazioni di categoria, continua l'assessore, saranno previsti incentivi per chi apre una nuova attività economica nel centro storico di Cartoceto. Continua l'assessore, sia riduzioni tributarie sia contributi a fondo perduto sono previsti, che possano accompagnare nei primi anni le nuove iniziative imprenditoriali per tutelare la sopravvivenza e sostenerne la crescita.
Bene, e ormai adesso parliamo di un evento che è entrato a giusta ragione nel palinsesto delle iniziative di Fano. Stiamo parlando di una serata con i Petrucci e siamo arrivati alla quinta edizione con gli studenti del Polo 3 di Fano. Sentiamo le sorprese di questa edizione. I fasti del Rinascimento rivivranno attraverso la rievocazione storica della vita dei nobili Petrucci. La sede dell'Istituto Olivetti tornerà sabato 6 aprile a partire dalle ore 16:30 all'antico splendore del palazzo storico, già dimora della famiglia nobiliare fanese, grazie ad un'originale iniziativa elaborata da studenti e insegnanti del Polo Trefano. La serata evento, giunta alla sua quinta edizione, farà un vero e proprio tuffo nel passato per rifiorire le vicende che hanno animato la vita di Palazzo nel 1500 con diverse iniziative in programma. Quali sono le iniziative per la serata? Allora, ci ritroveremo alle 16:30 nella palestra dell'Istituto in via Nolfi del Polo 3 di Fano, dove l'orchestra da camera Contrarco si esibirà con musiche rinascimentali. Subito dopo i ragazzi e gli studenti del Polo 3 si esibiranno in una performance teatrale ed infine ci ritroveremo tutti nell'atrio della nostra scuola, dove la Pandolfaccia si esibirà con musici e balli rinascimentali. La rievocazione storica ha l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico-culturale della città di Fano e creare un'occasione veramente unica per gli studenti dell'istituto di avvicinarsi alla storia da protagonisti, promuovendo un evento innovativo nell'ambito artistico e musicale. Avvicinare gli studenti a una rievocazione storica e anche condividere insieme ai loro insegnanti un momento di scuola particolare. Con lo spettacolo appunto cerchiamo di condividere proprio lo stesso palcoscenico, di condividere emozioni, storie e tentare insieme questa avventura. L'evento sarà aperto a tutta la cittadinanza e per l'occasione gli studenti hanno rivolto anche un invito particolare a Papa Francesco. Papa Francesco, siamo gli studenti del Polo 3 di Fano, in provincia di Pesaro Urbino. Abbiamo bisogno della sua benedizione. Sabato 6 aprile, tra le mura storiche della nostra scuola, faremo una rievocazione ricordando il passato di Palazzo Petrucci. Nel 1600 il palazzo fu donato ai Gesuiti, ordine a cui la santità appartiene. Anche per questo ci sentiamo molto legati al nostro Papa. E allora le chiediamo di inviarci una benedizione speciale, tutta dedicata a noi, studenti, che l'amiamo tanto. Ospite della serata sarà Ivan Cottini, testimone dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, a cui sarà devoluto l'intero ricavo della serata. Così si può far tacere la servitù. Ma come faremo con Petruccia? Quella figliuola fa di tutto per guastare la nostra impresa. Pensare che ha riappeso tutti i quadri che avevamo appena impacchettato. Ma colpa vostra. Se a posto di darle un'istruzione le aveste fatto fare quello che fanno tutte le donne: tessere, cucire, ricamare o imbellettarsi, ora non saremo a questo punto. Bene, se avete tempo andateci, perché questi ragazzi vi riserveranno sicuramente delle belle sorprese. Ora parliamo di sport per una corsa ciclistica molto affascinante e particolare, tutta in notturna. Si parte dalla piazza, è la Randonnée della Fortuna di Fano 2019. Sentiamo dagli organizzatori di che cosa si tratta. La società ciclistica fanese, oramai presente nel territorio da una quindicina d'anni, e ci approntiamo a presentare questa manifestazione, la 11ª Medio Fondo Città della Fortuna. Quindi avremo un weekend pieno di attività ciclistica, dove il sabato sera si parte con una randonnée di 300 km, poi la domenica mattina una randonnée da 200 e la partenza della Medio Fondo per ciclisti che vogliono provare un percorso di circa una 80ina di chilometri. Siamo in collaborazione con il Comune di Fano ed anche altre società che ci chiedono i nostri interventi. Quanti atleti sono previsti in arrivo a Fano? In arrivo a Fano sono previsti dai 5 ai 600 atleti, che vengono soprattutto dalle zone nostre e anche da tutta Italia. Quelli che fanno la randonnée vengono da tutte le parti d'Italia.
Il motto delle randonnée è né forte né piano, ma sempre lontano. È un modo per vivere il ciclismo tutto particolare, perché non è una competizione vera e propria. Sì, in effetti qui il ciclista che ti corre a fianco non è un avversario, è un compagno di viaggio, specialmente nelle distanze più lunghe, perché aiutarsi alla fine fa raggiungere a tutti lo stesso obiettivo. Il percorso è un percorso impegnativo, si arriva a toccare dislivelli anche estremamente impegnativi. Beh, direi che fra i nostri amici, fra i miei amici che sono molti sono partecipanti a questa manifestazione, è stato ritenuto piuttosto difficile l'anno scorso quando l'hanno fatto, perché presenta 4.600 metri di dislivello in 286 chilometri, il che è notevole come diciamo di grado di difficoltà. Fra l'altro c'è da fare il Monte Carpegna, la salita dei Pantani, il Cippo di notte, alle 3, alle 4 di notte. Quindi non sarà uno scherzo. Allora, ricordiamo per quanti vogliono assistere anche alla partenza di questa cosa così spettacolare, dove, come e quando. Sarà bellissimo, per cui invitiamo tutti a venire a vedere alle 10 di sera, sabato, in piazza 20 settembre, la partenza. Invitiamo di nuovo tutti a venirci a vedere. Bene, faremo anche noi di Fano TV uno speciale proprio per questa corsa così speciale. Bene, e continuiamo a parlare di sport, perché dopo insomma, la giornata di solidarietà di domenica scorsa con in campo al Mancini la nazionale italiana cantanti, domenica si vivrà un'altra pagina di sport e solidarietà, questa volta al Palazzetto dello Sport per una manifestazione di Baskin, il basket inclusivo e il basket naturalmente solidale. Sentiamo. Allora, sport e solidarietà vanno a braccetto, si sta per vivere un bel torneo prossimamente a Fano. Sì, è un concentramento del campionato regionale di Baskin, domenica 7 aprile, sono tre incontri, la prima è la mia squadra, il Baskin Fanum, che gioca con i Vichinghi, poi altri due incontri delle altre squadre partecipanti al campionato. Da dove vengono le squadre e qual è lo scenario dove si vedranno questi giocatori in campo? Allora, le squadre sono partecipanti al campionato Fano, Fermignano, Urbania, tre squadre di Pesaro e una di Montecchio. Queste sono le squadre. Lo scenario è il Palazzetto Salvatore Allende di Fano, dalle ore 9 fino alle ore sicuramente 1:30. Ecco, per chi non conoscesse, che cos'è il Baskin? Il basket è uno sport, basket significa basket integrato, vuol dire che mette insieme tante diversità. Diversità che possono essere d'età, diversità perché ci sono maschi e femmine, diversità perché sono integrati ragazzi con diverse disabilità, qualsiasi tipo di disabilità. Quindi non c'è limite di età nella mia squadra, ma c'è limite in basso che sono sopra i 14 anni. Ecco, vedremo agonismo e soprattutto tanta solidarietà. Vedremo agonismo perché quello che caratterizza questo sport è sicuramente la possibilità di ogni giocatore di dare quello che può. Perché ognuno ha un suo ruolo e ognuno partecipa come può al risultato della partita. Ricordiamolo per il pubblico che vuol venire ad assistere a questo spettacolo e questo bel momento di sport, quando, dove e come? Domenica 7 aprile dalle ore 9 alle ore 13 sicuramente al Palace Allende di Fano. Bene, siamo arrivati in fondo a questa edizione di Occhio alla Notizia. Vi ricordo che cosa andrà in onda dopo di noi. Non prima però di avervi ricordato che avete un numero a disposizione per le vostre segnalazioni, un numero che ormai dovreste conoscere a memoria. Eccolo qua, 338-4968-250, utilizzabile anche con WhatsApp per le vostre appunto segnalazioni e per entrare in contatto con la nostra redazione. A seguire noi, quindi, una nuova puntata di Guarda chi c'è e poi ci sarà il collegamento in diretta con la Mediateca Montanari alle 21 circa, dove ASET parlerà appunto del nuovo impatto tariffario sulle bollette del ciclo idrico, bollette che stanno arrivando nelle case dei fanesi e non solo in questi giorni. Benissimo, grazie, questo è tutto per questa sera, grazie per averci seguito. L'informazione torna domani mattina puntualmente alle 7:30 con Occhio ai Giornali. Buona serata.